Israele diventerà un argomento per la campagna elettorale di quei paesi più rigoristi, magari come è stato fatto in passato? Ma guardi, quando noi abbiamo deciso di dare una certa impostazione alla manovra economica, l'abbiamo fatto studiando con attenzione anche i cicli economici che abbiamo attraversato negli ultimi. Si è parlato poco, perché in realtà poi l'agenda ci è sfuggita un po' di mano, quindi diciamo, per quanto riguarda anche le relazioni esterne, più modesto per quanto riguarda la consistenza, e anche la società civile russa non debbano soffrire da queste sanzioni. Per esempio, auspicheremo che la BERS, la banca, possa ripartire con gli investimenti anche in Russia per sostenere questo tessuto produttivo e anche la società civile. Però allo stesso tempo siamo nel contesto dell'Unione Europea e quindi sappiamo che decisioni di questo tipo, si può lavorare al dialogo, ma certo decisioni di questo tipo vanno anche concordate nell'ambito dell'Unione Europea. Per quanto riguarda le specifico caso Skripal che lei ha evocato, e evidentemente io ho detto sin dall'inizio al Prime Minister May che ovviamente attendevamo i risultati dell'inchiesta. Se ci sono le prove di responsabilità, le responsabilità soggettive vanno perseguite, e noi siamo disponibili. Testi li riporterò in Consiglio dei Ministri. E non stravolgerò certo i testi, attenzione, perché io so che cosa abbiamo deliberato, so qual era l'accordo politico a monte, so quali sono le definizioni agevolate. Poi per quanto riguarda, voi lo chiamate condono, per me non è un condono, è una dichiarazione tecnicamente integrativa che si va ad aggiungere alle dichiarazioni, alle definizioni agevolate. Questa c'era, questa rimarrà, semplicemente mi riservo di valutare attentamente la disposizione.